Ciao, sono Ivo De Palma. L'argomento è sempre lo stesso, il remake Netflix dei Cavalieri dello Zodiaco. Un'opera che alcuni di voi giudicano un prodotto low cost, suddividendosi in chi dice che, visto che è low cost, con le voci italiane storiche acquisterebbe molto, e dall'altra parte chi dice, visto che è low cost, le voci storiche sono sprecate e sarebbero anzi un affronto alla nobiltà della serie classica. Il vero problema, in realtà, è che visto che è low cost, chi lo sa se è previsto un budget per localizzarlo in italiano. L'unico segnale che c'è è il trailer con i sottotitoli italiani e potrebbe essere questo il destino che ha la serie intera, almeno all'inizio, in Italia. Ne ho lette comunque di cotte e di crude da quando, insomma, è uscito il trailer. Ho fatto un video, perché l'ho pubblicato? Qualcuno dice perché sono in bolletta. E anche fosse. Qualcuno dice perché sono un rosicone, e anche fosse, e mistero. Qualcuno dice ti fai autopromozione, e anche fosse, mistero anche qui. Bisogna guardare, al limite rispondere se si hanno gli argomenti, alla sostanza, al merito di quello che uno dice. Perché perfino la generosità, la compassione verso il prossimo può nascere dal desiderio di un proprio autocompiacimento. E allora che facciamo? Respingiamo, schifiamo la compassione, la generosità? Naturalmente no, la prendiamo comunque. Poi qualcuno mi critica il colletto aperto, che come vedete rimane aperto, è uno dei soliti impediti che ogni tanto mi scrivono, evidentemente mi amano, perché non si spiega, se io uno lo detesto, lo ignoro, no? Non sto a scrivergli ogni minuto. Comunque, è giusto che siano innanzitutto loro a parlare di me e non il contrario, quindi la chiudo qui. Se volete parlare con qualcuno più fashion, il web è grande, possiamo salutarci adesso, tanto la vostra visualizzazione è già stata conteggiata, quindi ciao ciao! Ah, ecco, questo è uno degli usi più apprezzabili della catena, della catena di Andromeda, maschio o femmina che sia. Con tutti gli altri, torniamo a parlare di questa querelle sul remake. Avete presente quella pubblicità in cui c'è una che dice io faccio l'arrosto classico e l'altra che dice io l'affetto, ci metto capperi, olive e cipolle, a parte che si dice cipolle, ma comunque non sottilizziamo. Del resto ha vinto lei, perché quest'anno ha guadagnato decisamente più di me dicendo cipolle, quindi onore al merito. Comunque anche qui abbiamo classico contro rielaborazione, con tanto di critica reciproca, perché quella che ama il classico dice all'altra esagerata e l'altra risponde noiosina. La stessa cosa che fate voi. Chi ama solo la serie classica dice degli altri esagerati, devono sempre cambiare per cambiare. E chi è più tollerante verso il remake replica noiosini, non gli va mai bene nulla. Ma se, come dice quella pubblicità, alla fine uno si mangia il bon roll come diavolo vuole senza nulla togliere agli altri, la stessa cosa vale per i Cavalieri dello Zodiaco. La serie classica resta e anzi, da Santo Stefano in avanti, va di nuovo in onda su Italia 2 e il remake Netflix arriverà poco dopo, sperando che sia localizzato in italiano, ma forse non lo sarà. Quindi non muore comunque nessuno, o se muore, diciamo, muore non per questo motivo. Ma c'è anche un'altra pubblicità che mi ha ricordato questo dibattito. Proviamo a immaginare le scene dei Cavalieri dello Zodiaco alle prese con gli elicotteri Apache, con queste fantasmagoriche vestizioni che partono da gingilli praticamente magici e con un personaggio maschile trasformato d'ufficio in donna. Tutte cose inaudite. Poi vediamo un famoso DJ. Cosa dice questo DJ? Dice, non capita, ma se capita... È un reboot dei Cavalieri dello Zodiaco, gente. Ma è solo un'operazione commerciale. E allora anche il terzo disco dei Police era un'operazione commerciale, che già avevano detto quello che dovevano dire nei primi due. Poi si sono barcamenati da quel momento in avanti, finché Sting ha preso la via solista e buonasera. Quando un brand ha già detto tutto quello che doveva dire, non 3 anni prima, come nel caso dei Police, ma 30 anni prima, è ovvio che viene resuscitato per motivi più commerciali che artistici. Va da sé, c'est la vie.
Sta a voi decidere se accogliere un remake, un reboot, come un vecchio amico che veste qualche abito nuovo, o come un Walking Dead, cioè praticamente uno zombie. A proposito di questo argomento, si è temuta nella nona stagione di Walking Dead una clamorosa trasgressione alla regola drammaturgica che vuole gli zombie condividere con gli esseri umani solo l'essere walking, cioè camminare, sia pure in modo sbilenco, e non certo l'essere thinking e tantomeno talking. Quindi c'è chi ha gridato allo scandalo per questi zombie che pensano e parlano addirittura, ma in effetti non è così. In realtà c'è una spiegazione che non vi dirò in questo momento, anche se è già disponibile insomma in tutti i siti specializzati, per cui diciamo che da questo punto di vista in questo caso il pericolo è scampato, è un falso allarme. In ogni caso, ragazzi, tutto in mano agli autori, che sono i veri dei della situazione, altro che dea Atena. Non muove foglia che l'autore non voglia. Ma nel caso dei Cavalieri, questi autori tradiscono l'idea originale? No, assolutamente. È sempre Kurumada che visiona, autorizza e in qualche caso chiede espressamente di inserire novità. Lo fa per soldi, ma va, è il suo lavoro. Non è più un lavoro creativo, perché la serie ha già detto tutto quello che doveva dire 30 anni fa, e infatti Kurumada delega ad altri la creatività. Ma visto che ci mette anche dei soldini, è chiaro che ce li mette non per rifare le cose tali e quali, vuole qualcosa di nuovo. Chissà perché, se certe cose le fa Stan Lee va benissimo, e se le fa invece Kurumada no. Mistero. Poi sapete quanta gente lavora a quei progetti grazie a lui? Non sarà che il lavoro ci sta bene solo se arriva a noi, e se invece arriva agli altri ci sputiamo sopra allegramente? Il lavoro lo creano le aziende, come ha cominciato a capire perfino il nostro governo. E un professionista del settore non può che rallegrarsi se le aziende del settore producono lavoro. È una cosa normale. Non c'entra il diavolo, non ho venduto l'anima al diavolo, semmai l'ho venduta a Devilman e forse anche a Illidan. Ora, dibattere è bello, utile e perfino necessario, ma bisogna capire di che stiamo parlando. Alcuni dicono che Netflix a suo tempo promise un remake fedele al manga. Abbiamo visto che così non è. Del resto, recentemente c'era chi voleva processare il Presidente della Repubblica per alto tradimento e ora lo considera l'angelo custode del governo. E ha ragione adesso, nel senso che lo è sempre stato fin dall'inizio, angelo custode. Quindi bisogna ragionare su ciò che realmente è nel presente. E allora tutti quanti espertoni di internet, non sapete che in una discussione la prima regola è attenersi all'argomento, cioè non andare off topic? Se stiamo parlando di ciò che il trailer rivela essere un reboot, l'unica critica che non potete fare è che si tratti di un reboot. È già chiaro, discutiamo i cambiamenti, ma non il fatto che vi siano cambiamenti, che altrimenti non sarebbe un reboot. Ci siamo, è semplice, Mettiamo che io apra una pagina in cui voglio discutere dell'intrigante fascino delle donne more. Ma a me piacciono le bionde, ma che c'entra? Sei già off topic! Questa tua opinione è irricevibile, non se possa in te, vai a parlare da un'altra parte delle donne bionde. Qui si parla delle donne more, che, tra parentesi, prediligo anch'io personalmente, ma questo è secondario. Impariamo a discutere, per favore. Se il pubblico di chi ha 40 anni e ne aveva 10-15 all'epoca rimarrà sempre affezionato alla serie classica, lo sforzo dei produttori va nella direzione di acquisire il pubblico che è giovanissimo adesso e che mediamente ha gusti un po' diversi. Lo fanno anche con un certo coraggio, perché stavolta hanno preso critiche a go-go, oltre ai consueti insulti che non ci azzeccano e che hanno costretto lo sceneggiatore a chiudere il suo profilo Twitter. Ma torniamo su alcune scelte. Si è detto che anziché far mutare di genere uno dei bronzini, si poteva dare spazio ad altre donne già presenti. Qualcuno dice lo fanno perché così le action figure di Andromeda donna le comprano anche le ragazze, ma sarebbe bastato in effetti dare spazio a qualche altra donna preesistente e si avrebbe avuto anche a livello di merchandising lo stesso risultato. No, il problema era di inserire una donna in quel gruppo di fuoco principale, perché alla fin fine
i protagonisti sono quelli, ragazzi, gli altri ruotano intorno. Castalia è maestro di Pegasus, Tisifone è colei che amò Pegasus. Lady Isabel è colei che Pegasus e compagni proteggono. Tutto ruota intorno ai bronzini. D'altronde, chi sono i protagonisti dei Promessi Sposi? Renzo e Lucia. Tutti gli altri girano attorno, e Don Rodrigo, e l'Innominato, e Don Abbondio, girano tutti intorno alla vicenda dei due contadinotti. Perfino il contesto storico, il 1600, la peste a Milano, è al servizio della storia di quei due. Perfino la provvidenza divina è chiamata in causa in relazione alla storia di quei due. I Cavalieri dello Zodiaco sono innanzitutto i Bronzini. Più degli stessi Cavalieri d'Oro, malgrado questi rappresentino singolarmente ognuno dei segni dello zodiaco. Come? I veri protagonisti sono i Cavalieri d'Oro? Ammettiamo che abbiate ragione, ma allora non dimenticate che anche nei Cavalieri d'Oro Kurumada autorizzò l'inserimento di una donna nel film La leggenda del Grande Tempio, che era a sua volta un reboot della corsa alle 12 case. L'idea che per qualcuno raccapricciante di sentire un Ade reincarnato in Andromeda parlare con voce femminile mi aveva suggerito nel video precedente il parallelo con la figura di Lucifero, che in un film dei Cavalieri aveva in italiano una voce un po' ambigua. Uno di voi mi ha ribattuto che nel caso di Lucifero è plausibile perché in quanto angelo o ex angelo è di genere indefinito. E certo non apriremo qui una discussione sul sesso degli angeli che ben più titolati commentatori hanno portato avanti nei secoli passati. Mi limito a dire che da un certo punto in avanti il cristianesimo ha sostanzialmente legato il nome di Lucifero alla figura di Satana, di cui non si ricordano certo rappresentazioni iconografiche al femminile. Questo significa che una certa dose di ambiguità dobbiamo riconoscerla anche a personaggi dichiaratamente maschili, specie se fanno dell'ambiguità, dell'inganno, della mistificazione la loro cifra principale. Del resto, chi erano le persone asseritamente possedute dal dio Dioniso? Sicuramente maschietto. Uomini forse? No, donne, le cosiddette baccanti. E nel film L'Esorcista, il demonio possiede forse un uomo? No, una ragazzina di 12 anni, cioè quasi coetanea dell'Andromeda femminile di cui parliamo in questo reboot. Comunque non sappiamo se questo reboot giungerà mai al capitolo di Ade e come quindi verranno giustificate nella fiction alcune circostanze. Lo vedremo. Altra vexata questio, che è venuta fuori in qualche altra discussione in questi ultimi giorni, è lo status dei 100 ragazzini raccolti dal vecchio Alman, che poi li addestra perché diventino i bodyguard della dea Atena. Nel cartone animato, che faceva già quindi un piccolo reboot rispetto al manga, sono dichiaratamente orfani. Nel film La leggenda del Grande Tempio, lo stesso Pegasus, dopo aver fatto un'imitazione veemente delle esortazioni del vecchio Alman, dice a Lady Isabel, ce lo diceva sempre il vecchio Alman, che eravamo orfani senza nessuno al mondo, ma cavalieri con il dovere di proteggere una principessa. Quindi non c'è storia. Nell'anime sono orfani, nel manga è vero che sono tutti figli di Alman, manco fosse Priamo, ma quando tu metti al mondo un figlio solo per un tuo scopo superiore, lo privi della madre, di certo non fai colazione tutte le mattine con lui come si vede in pubblicità, anche perché ne hai 100 e non puoi stare dietro a tutti, che cosa hai fatto di sto povero figlio? Un orfano. Che percezione può avere lui di se stesso? Di essere un orfano, che può riscattarsi solo abbracciando quella missione. Questa è la percezione. E di percezione dovreste intendervene, visto che molti di voi votano sulla base della percezione che hanno di un dato problema e non sulla base della realtà effettiva di quel problema. Quei 100 ragazzini erano comunque, per davvero o per obiettiva condizione, orfani. Ma insomma, De Palma, possibile che tu ci debba bacchettare tutti? Possibile che non vi sia nemmeno un pregio nei commenti che hai letto in questi giorni? Avete ragione, un pregio c'è.
Molti di voi si sono profusi in approfondite disamine sul personaggio che con faciloneria fino all'altro ieri era considerato la checca del gruppo. A parte il fatto che anche se lo fosse stato si sarebbe trattato di un giudizio esteriore e l'essenziale, come si legge in altro libro apparentemente per bambini ma molto istruttivo anche per gli adulti, l'essenziale è invisibile agli occhi. Comunque no, non era una checca. Era un uomo meno aggressivo degli altri. Ho letto comunque molte cose interessanti su Andromeda, che è sicuramente il personaggio di cui si parla di più in questi ultimi giorni, e il solo trailer di questo reboot ha indotto una riscoperta e una rivalutazione del personaggio di Andromeda che finora si poteva trovare solo sui forum specializzati, quindi su questo devo riconoscere un effetto positivo di questo trailer e devo fare i complimenti a quanti di voi in questi giorni hanno reso giustizia al personaggio di Andromeda. E ora, prima dei saluti, vi ripropongo la chicca che chiudeva il video precedente per chi se la fosse persa e per chi avesse piacere di rivederla e soprattutto riascoltarla. In questo trailer Pegasus che cosa fa? Per esempio sprona i compagni. Insieme possiamo farcela! Poi conferma fedeltà alla dea. L'armatura dorata. Hai la mia parola. Come spesso gli capita, si esalta. Grandioso! Te lo dici? Ed è lui che suona la carica. Dobbiamo attaccarli, insieme! Feglia, ora! Lancia il fulmine più famoso al mondo. Feglia, ora! Fulmine di Pegasus! E poi, subito dopo, brucia il cosmo con il chiai che solo nella versione italiana che conoscete c'è. Attiva tu cosmo. Chiai! Scusate, mi sono lasciato un po' trasportare. È che a volte in questo studiolo vedo cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ma questa è un'altra storia che, peraltro, conoscete meglio di me, quindi io ci sono e chi vivrà, come ho già detto, vedrà. Vi saluto, vi auguro buon Natale, ma ricordate che anche il Natale dei cristiani è un reboot di una festa molto più antica, in cui non c'erano gli elicotteri Apache, senz'altro, ma neanche il bue e l'asinello. Alla prossima. Yeah!